Allora, qua sta girando l'avvio. Dai, 5 secondi, configurazione. Sì, ma così mi metti ansia, però. Poi dopo di te presento solo la commissione io, a Ok, posto di va Priscilla. bene. Ok, dovremmo essere online, ragazzo. Va bene, allora con un ritardo di 5 minuti dovuto a problemi tecnici, do il benvenuto a tutti e bentrovati. Mi presento, sono l'avvocato Francesca Carrozza e oggi sarò la moderatrice dell'evento Lo sport femminile alla luce della riforma del diritto dello sport, organizzato dall'Associazione Italiana Avvocati Oh, dello ci siamo. Sport. Coordinamento Piemonte e patrocinato dal CONI Piemonte. Lascio la parola alla collega Elena Pisani che presenterà i lavori della commissione. Prego, Elena. Buongiorno a tutti, grazie Francesca per averci coinvolto in questo evento interessantissimo. Delle tempistiche fantastiche, visto che comunque la riforma è stata approvata un mese fa di fatto. Quindi sei stata bravissima ad organizzarlo. Allora, in questo webinar ci siamo i tre colleghi che facciamo parte della commissione Donne Sport, l'avvocato Maria Luisa Garatti e il collega Maurizio Folli, che è la nostra, il nostro diamante della commissione, direi. Tutti i membri della commissione cercano con entusiasmo di portare avanti il discorso dello sport femminile e diciamo che la riforma è stata una pietra miliare, è un raggiungimento di un gran bel traguardo che però deve essere il punto di partenza e non di arrivo. Quindi su questo si basano i lavori della commissione. Grazie Francesca e ti ridò la parola. Ok, grazie Elena. Quindi io darei direttamente il via ai lavori chiamando per il suo intervento l'avvocato Maurizio Folli, vice coordinatore vicario AIAS Toscana, che ci farà un'introduzione alla riforma dello sport. E gli chiederei di partire dalla dichiarazione fatta da Malagò, che ha definito questa riforma sullo sport una via crucis che dura da 2 anni, anche date le recenti festività pasquali. Maurizio, raccontaci un po'. Tanto grazie per l'invito, grazie all'AIAS Piemonte. Malagò l'ha definita nel momento in cui sono stati approvati i decreti, ma come vedremo dura veramente da 2 anni, perché il problema nasce addirittura con il governo Conte 1, perché là tra Conte 1 e Conte 2 ci divertiamo per non so quanto, 10 minuti, un quarto d'ora. Quando vedete che sforo 2 o 3 minuti prima, fatemi un cenno. Ecco, dicevo, nasce con il 30 dicembre del 2018 con la legge di stabilità. Ora, la legge di stabilità, sapete, quella bruttissima legge di bilancio e di previsione, è un articolo solo e un migliaio di commi. E infatti nell'articolo 1,629 e seguenti prevedeva proprio un intervento relativo al CONI Servizi SPA e la sostituzione di fatto del CONI Servizi SPA con Sport e Salute, cioè la sostituzione di un organismo, era un organismo del CONI, con un organismo che di fatto diventa, e lo vediamo dal suo consiglio d'amministrazione, che è un consiglio d'amministrazione di 3 membri di nomina governativa, diventa uno strumento sotto il controllo di fatto del governo. Siamo, dicevamo, nel governo Conte 1 con sottosegretario allo sport Giorgetti, e da qui nasce tutto il problema della riforma e nasce tutto il problema che avremo dopo 2 anni, che avete letto sui giornali, del fatto che i nostri atleti rischiavano di andare alle Olimpiadi di Tokyo senza la bandiera, senza l'inno e senza poter sfilare. Nasce tutto da qui. E il problema qual è? Non è un problema giuridico, è un problema prettamente economico, in quanto i finanziamenti del CONI, non vi sto a spiegare, o meglio,
i meccanismi un po' perversi, ma il problema è questo, cioè i finanziamenti si aggirano intorno ai 410 milioni, la norma cosa prevede? Prevede che di fatto 40 milioni vengono dati al CONI e 368 milioni annui all'incirca vadano a sport e salute. Ma sport e salute cos'è? Dicevamo è un organismo creato sotto il controllo governativo. Questo cosa porta? Porta a una violazione di fatto della Carta Olimpica, perché il CONI, o meglio, scusate, il Comitato Olimpico Nazionale non può essere un comitato olimpico sotto il controllo governativo. E qui nasce la prima diatriba, il primo problema tra CONI, CIO nazionale e governo. Parte una serie infinita di lettere, incontri, che io sorvolo sino qui alle 7, siamo sempre qui, e siamo dal dicembre 2018, arriviamo all'8 agosto 2019. E iniziamo con la riforma dello sport, cioè l'8 agosto 2019 verrà approvata quella benedetta legge 86, quella legge che prevede una riforma in materia sportiva. Ne avevamo un infinito bisogno, perché come sapete meglio di me, il diritto sportivo regolato in Italia era un acquacervo di norme e normettine, si cerca di fare un testo unico. Non ci riescono a fare un testo unico proprio per i problemi che vi sono più che altro politici e non giuridici, perciò si giunge all'idea, cioè cosa prevede questa legge? Prevede che vengano fatti 5-6 interventi. Uno, sulla cosiddetta governance dello sport, cioè su questo rapporto fra CONI, Sport e Salute e governo, e gli altri 5 sono poi i famosi 5 decreti legge che poi giungeranno, come vedremo, con un certo ritardo proprio sulla zona Cesarini, giungeranno all'approvazione, e questa sarà la vera e propria riforma dello sport. Sono 5 decreti che riguardano gli agenti sportivi, riguardano le società dilettantistiche, riguardano gli interventi in materia di strutture sportive, riguardano principalmente, che poi sarà oggetto da parte degli altri relatori, riguardano principalmente poi tutto il discorso tra lavoro sportivo, professionismo, dilettantismo e sport paralimpico. Dicevamo, queste sono deleghe che vengono date al governo, partono questi decreti legislativi che devono andare nelle varie commissioni, e senza entrare, o meglio, entriamo un attimo nel merito, cioè con brevi cenni su quelli che sono i principali aspetti di questa legge 56. In primo luogo, ve ne segnalo solo alcuni, ovviamente non tutti, ma l'articolo 1, la lettera H, che prevede, questa per noi è importantissima, sostenere azioni volte a promuovere, a crescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, in conformità al principio del codice di pari opportunità tra uomini e donne, e principalmente anche in relazione poi alla normativa del terzo settore. Ora, occorre fare una premessa, cioè, come voi sapete, le donne, in quanto donne, purtroppo è questo il motivo, non sono, e Sara Tonesi lo sa meglio di me, non sono professioniste. In quanto nel nostro ordinamento, e si torna a quella benedetta legge dell'89, cioè la legge fatta principalmente per il settore calcistico, quando il pretore del Tribunale di Milano bloccò il calcio scommesse, il calcio si sì, scommesse, la compravendita dei calciatori, ritenendo che si andasse a violare le normative sul diritto del lavoro. Le società professionistiche in Italia sono di fatto ad oggi soltanto 4,
e sono i settori riconosciuti, sono il ciclismo, no, la pallacanestro, il calcio, no, il rugby, il calcio, grazie, e l'ultima è il golf. Sì, vabbè, sono comunque quattro soltanto. Non esiste più il motociclismo, per esempio, per cui Valentino Rossi è di fatto un dilettante, ma la sua fortuna è che corre per ovviamente una moto straniera. E le quattro federazioni che riconoscono il professionismo non riconoscono all'interno del professionismo il professionismo femminile. Questa è di fatto la situazione. Si entra poi in quel meccanismo perverso che ci porterebbe via troppo tempo, ed è il meccanismo del cosiddetto professionismo di fatto, cioè quei soggetti, specialmente nel settore calcistico, per le donne che hanno un riconoscimento di fatto di una retribuzione che non è ovviamente riconosciuta dalla norma, ma che è nei fatti, ma che non vengono poi indicate come professioniste, e il loro introito proviene non soltanto da, proviene principalmente da rimborsi spese, principalmente da questi meccanismi, come gli altri problemi, ovviamente, come sapete, sono problemi relativi poi principalmente alla maternità, sono relativi alla pensione, sono relativi alla malattia. Insomma, sulla maternità abbiamo visto anche ultimamente il caos che è venuto fuori sui giornali. Perciò il primo aspetto era quello, il secondo aspetto era previsto sempre in questo articolo 1 della legge 86, nell'individuare forme, nella lettera N, individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche, anche questa creando dei problemi non indifferenti, in quanto se si pensa che ovviamente ormai con la legge 586 del 96 molte delle nostre società, per esempio calcistiche, sono quotate in borsa, perciò capite bene i problemi di prevedere all'interno di una società quotata in borsa una parte di azionariato popolare. Abbiamo poi sempre nella normativa tutta la parte relativa ai centri sportivi scolastici, l'articolo 2, l'articolo 3 relativo al titolo sportivo, anche questo non indifferente, importantissimo, cioè il fatto che a questo punto il titolo sportivo di una società non possa essere più ceduto liberamente, come avveniva prima, ma viene ceduto previo una CTU fatta, richiesta al presidente con nomina del perito da parte del presidente del tribunale. Poi la norma si perde, non si riesce a capire però se questa CTU abbia o meno valore vincolante, cosa succede, per esempio, a questa CTU in caso di fallimento della società. Di fatto sembra più una norma volta a togliere quelli che potrebbero essere dei problemi di illeciti finanziari, perché poi, come tutti sappiamo, molte volte il titolo sportivo viene anteceduto di fatto gratuitamente. L'articolo 4 di questa legge prevede poi gli organismi di tutela dei tifosi come organismi consultivi. Abbiamo poi quel benedetto articolo 5, che è quello relativo è il più importante obiettivamente, al riordino degli enti sportivi e al riordino del rapporto tra professionisti e dilettantismo. Questo poi è un po' il fulcro, come vedremo, di questa norma. E dopo l'emanazione di questa legge, cosa abbiamo? Tanto per creare ancora più caos, cade il primo governo Conte, viene nominato il secondo governo Conte, si passa da un sottosegretario ad un ministro per le politiche giovanili e per lo sport. Perché vi racconto questo? Perché nel momento in cui ovviamente si ha la figura di un ministro, in Gazzetta Ufficiale va pubblicato
una norma che ne implichi e ne indichi le funzioni. Nella norma che viene emanata il 18 ottobre 2019 per indicare le funzioni del ministro Spadafora, vi è previsto che al ministro spetti un indirizzo e vigilanza del CONI. E qui ci risiamo. Cioè, non è possibile, in relazione alla Carta Olimpica, che un ministro possa avere un indirizzo, una vigilanza del CONI, in quanto a questo punto si ritiene che il governo abbia un indirizzo anche sul Comitato Olimpico Nazionale. E qui si crea ancora più caos e ancora più viene ancora più aumentata la diatriba fra il CIO e ovviamente il nostro governo. Nel rispetto della legge che abbiamo visto, vengono emanati i famosi 5 decreti legislativi: il 226, che è quello relativo all'esercizio della professione di agente sportivo, il 227, che è relativo agli impianti sportivi, il 228, che è relativo agli vari adempimenti degli organismi sportivi, il 229 in relazione alla sicurezza delle discipline sportive nazionali, e il 230, che poi sarebbe quel famoso articolo 5, cioè quello relativo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e al loro riordine. Come vedete, sono 5, ne manca quello che prevedeva l'articolo 1, cioè manca il famoso decreto sulla governance, ma anche il famoso decreto sui rapporti degli organismi che vengono a controllare lo sport. E qui è il grosso dilemma: il governo non è in grado, per le varie opposizioni tra i partiti politici, di promulgare anche questo decreto legislativo. A questo punto cosa succede? Succede che ovviamente il CIO si inalbera, diciamo così, si arrabbia, e ovviamente, applicando la Carta Olimpica, l'Italia rischia veramente di andare alle Olimpiadi senza la bandiera, senza l'inno e senza poter far sfilare la propria le proprie nazionali. Ho ancora un po' di tempo, io non ho, fermatemi quando vado troppo oltre. Gli ultimi 3 minuti, Maurizio. Benissimo. Allora, andando velocissimo, tanto poi il resto ci penseranno le colleghe, siamo al 29 gennaio 2021, cioè l'ultimo atto del governo Conte. In Gazzetta Ufficiale vengono pubblicate le misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Viene ribadita l'indipendenza del Comitato Olimpico Nazionale, vi è addirittura una frase: anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai 32esimi Giochi Olimpici di Tokyo. Ecco che si rimette a posto la situazione in relazione al Comitato Olimpico. Non è però questo, anche se voi trovate in molti commenti, siamo alla normativa sulla governance dello sport. Io ritengo che sia assolutamente errato, perché se prendiamo l'articolo 1 della legge che abbiamo visto all'inizio, è completamente e palesemente diverso. Qui cosa si fa? Si spostano 165 unità da sport e salute al CONI, si spostano un po' di mobili da sport e salute al CONI, ma non si definisce quelli che sono i rapporti fra governo e governance dello sport, e si giunge a questo punto a questa benedetta approvazione dei decreti che abbiamo visto precedentemente, che non avvengono più nel governo Conte 2, ma avvengono nel governo Draghi, in quanto vi è la crisi del governo Conte, avvengono nel governo Draghi, con la caratteristica che in quel periodo non vi è neppure
un ministro, un sottosegretario allo sport. Le commissioni non hanno possibilità di poter intervenire su questi decreti per mancanza di tempo, con un meccanismo prettamente perverso, che però mi piace raccontarvi, si giunge realmente all'ultimo giorno di approvazione, perché noi abbiamo visto che la legge 86 prevedeva, del 2019, prevedeva 12 mesi per l'entrata in vigore. Entriamo poi nel periodo del Covid-19, questo termine viene prorogato ulteriormente di 45 giorni, dopodiché c'è il passaggio in commissione, e con questo, vi giuro, con questa normativa assurda concludo, c'è il passaggio in commissione, poi viene applicata la cosiddetta tecnica di scorrimento, cioè se la commissione non riesce a dare un parere entro i 30 giorni o comunque nei 40 giorni successivi, viene prorogato, per cui comunque si arriva al 28 febbraio 2021. Il governo Draghi promulga questi decreti il 26 febbraio, verranno poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale addirittura a marzo. Ovviamente lo vedrete importantissimo, diceva l'articolo 5. Vi segnalo solo una cosa: che il 19 marzo di fatto vengono, il 18 marzo vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale questi decreti, ma il 19 marzo viene dal Consiglio dei Ministri approvato il decreto sostegni, e con il decreto sostegni si vanno automaticamente a prorogare gran parte di questi decreti, per cui al 1 gennaio del 2022 entreranno in vigore solo e soltanto gli articoli da 25 a 37 o 38, 37, che sono gli articoli sul rapporto di lavoro, sull'abrogazione del, di fatto, della legge del 91. Tutti gli altri decreti dovrebbero entrare a questo punto in vigore nel luglio del 2022, tenendo conto, e questo ovviamente non può essere oggi oggetto di questo convegno, e tra questi c'è anche quello sul vincolo sportivo, che comunque riguarda, per rimanere in tema, le atlete, in quanto le atlete, in quanto soggetti dilettanti, ad oggi sono comunque soggette al vincolo. Vi è poi il problema del settore calcistico, dove il professionismo femminile è stato già mai un pochino più avanti, ma mi dilungherei troppo, e con questo concludo. Vi ringrazio e mi scuso se ho fatto caos di norme, ma non è colpa mia, ma è colpa di queste norme, senza un tanto costrutto le ha messe una di fine all'altro, e forse poteva fare, come gli ho detto anche in commissione al Senato, un pochino meglio, era meglio per. Grazie Maurizio per il tuo intervento, che ci ha dato uno spaccato sui settori interessati dalla riforma, e che ci ha fatto comprendere come la riforma non sia fatta e finita, ma sia ancora un work in progress, e come sia ancora un percorso lungo e abbastanza difficile da intraprendere. Una via crucis. Esatto, riprendiamo le parole di Malagò. E proprio sempre sulle dichiarazioni di Malagò, io andrei a chiedere l'intervento dell'atleta Sara Tunesi, che è qui con noi. Ciao Sara. Salve a tutti. Seconda linea della Nazionale Italiana di Rugby e della ASM Romagnat, che è in diretta con noi dal ritiro della Nazionale, alla quale chiederei una sua opinione in merito alle dichiarazioni sempre rilasciate da Malagò circa il fatto che se lui avesse avuto dei figli maschi li avrebbe visti come dei rugbisti, ma ahimè ha avuto delle figlie femmine. Sara, cosa ne pensi? Allora, salve a tutti innanzitutto. Vorrei dire che personalmente penso che sia stato uno scivolone, una battuta un po' alquanto infelice,
ma il presidente, cioè sono certa che non volesse appunto denigrare il femminile o anche se poi il video è estrapolato in quel modo, esatto, visto così poteva sembrare appunto opposto al movimento femminile, però in realtà espressioni del genere appunto penso possano essere considerate comunque un scivolone, perché comunque il presidente ha fatto molto anche per il movimento femminile, quindi è stata, diciamo, un umano sbaglio, ecco. E in realtà questo ci sprona, noi ci ha sempre spronato e a fare sempre di più con i mezzi che abbiamo, e alla fine il commento credo sia legato al fatto che comunque la maschile ha certamente più visibilità rispetto al femminile, e alla fine questo è il problema in sé. E in realtà colgo l'occasione per invitare il nostro presidente, cioè il presidente a guardarci in TV, visto che tra poco inizierà Sei Nazioni, e invito anche tutti voi, se avete piacere, a seguirci alla tele, perché comunque gli stadi sono vuoti, infatti si sente la mancanza di questo sostegno del pubblico, però ecco. Ok, quindi il 10 sarete impegnate contro l'Inghilterra, se non sbaglio. Esattamente, Il 10, sabato 10 alle 15, giocherete alla Franchi di Parma? Perfetto. esattamente. Esattamente. Un'altra cosa volevo chiederti, come è stata la tua esperienza, di atleta? Cioè, come ti sei confrontata tu come donna con questo sport considerato, maschile in assoluto, forse anche più del calcio? Ma guarda, io penso fortemente che il problema sia sempre, come ho detto prima, legato alla visibilità. Se questo sport viene visto, praticato, viene visto solo dagli uomini, è normale che poi si pensi che magari non esista neanche una squadra femminile. Quindi sicuramente una donna entra a far parte di una squadra femminile con i vari pregiudizi e con i vari ostacoli che comunque può appunto incontrare, però guarda, fiera di praticare questo sport assolutamente e fiera di esserci, spero di continuarci ancora per un bel po'. Lo vogliamo tutti. Qui in realtà adesso con il movimento femminile si è sviluppato ormai, si sta sviluppando sempre di più. Piano piano che noi otteniamo i nostri, diciamo, meriti, comunque anche con i risultati che cerchiamo di ottenere, e piano piano speriamo appunto di lasciare un futuro per le prossime ragazze che ci sostituiranno migliore, ecco. Come cercando sempre appunto di dare il massimo. Ora da quest'anno abbiamo ottenuto comunque dei benefici in più dalla nostra federazione che prima non c'erano, e quindi già questo per noi è importante, è un primo passo, è decisamente un primo passo. Quindi ora la federazione ci permette. Perché ripeto, noi donne rugbiste siamo delle giocatrici dilettanti, quindi ora abbiamo ottenuto le 15 borse di studio che assegnate a 15 giocatrici di interesse nazionale, abbiamo ottenuto delle convenzioni con varie università. Quindi piano piano otteniamo, ecco, il giusto merito, ecco, le giuste attenzioni, ecco. I piccoli passi per costruire un futuro migliore per le Assolutamente. generazioni a venire. Per fare grandi cose non basta poco tempo, quindi Certo. se guardo 10 anni fa come era magari la nazionale femminile, ora comunque un miglioramento c'è stato assolutamente. Assolutamente. E proprio per questi piccoli passi io ti libererei per permetterti di andare a fare allenamento e ci vediamo. Se no mi multano. No, non sia mai. Grazie Non ti muovere, mille. sei un pool di avvocati solo per Ok, perfetto. comunque vorrei ringraziare per l'invito e per l'occasione, davvero.
Assolutamente, e vi invito a seguirci. Ci saremo sicuramente sabato. Grazie. Sintonizzati alle 15 per su vedere. Su che canale la daranno? Su Eurosport, se non sbaglio. Eurosport. Comunque poi esce sempre la locandina e le varie informazioni. Va bene, grazie. Grazie, Sara. Buon proseguimento. Anche a te, ciao. Ciao. Dopo l'intervento di Sara, io farei parlare la dottoressa Alessia Tuselli, darei la parola alla dottoressa Tuselli, assegnista del Centro Studi Interdisciplinare di Genere dell'Università di Trento, alla quale chiederei di parlarci proprio sulla, in base alla testimonianza data poco fa da Sara, di come lo spazio sportivo, l'universo sportivo, sia considerato storicamente maschile e denso di stereotipi di genere, proprio per la considerazione di alcuni sport declinati solo al maschile, senza l'alternativa femminile. Dottoressa, la parola a lei. Sì, grazie. Intanto grazie per l'invito. Buonasera a tutte e a tutti. Se non vi dispiace, io condividerei lo schermo, perché ho preparato una presentazione in modo tale da fare una cosa un po' più, ecco. Se mi dite che si vede... Ti confermo che si vede. Okay, perfetto, grazie. Intanto sono molto contenta di parlare dopo un atleta, una rugbyista in particolare, anche perché io ho avuto modo di lavorare per diversi progetti con una sua collega, che si chiama Aura Musso, che è una ragazza che qui a Trento viene, un atleta che qui a Trento viene spesso, quindi mi fa piacere che ho trovato nel corso degli anni veramente le ragazze, le rugbyste in prima linea rispetto ai temi di genere e sport. Sono molto contenta che anche in questo caso, addirittura dal ritiro, abbiano partecipato a questo incontro. Quello che cercherò di fare cercherò di stare molto stretta con i tempi, perché siamo in tante e in tanti. Oggi mi piacerebbe un attimo mettere a tema, giustamente come si diceva nell'introduzione, un po' quelli che sono degli elementi che sono già emersi, già a partire dai due primi interventi. E mi piacerebbe un po' parlare con voi, rappresentarvi come guardare lo spazio sportivo attraverso una prospettiva di genere, che è un po' quello che io faccio. Sono una sociologa. Sono una sociologa che si occupa di studi di genere. Da qualche anno ho iniziato a guardare allo sport attraverso questa prospettiva, probabilmente perché per 20 anni ho giocato a pallavolo a livello agonistico e a un certo punto ho pensato che queste mie due carriere si dovessero in qualche modo incontrare. Volevo capire che cosa succedeva. Quindi vorrei evidenziare rapidamente un po' quelli che sono gli stereotipi che non solo a mio avviso, ma avviso della letteratura, insomma, sono alla base di quello che è l'oggetto del nostro incontro, cioè la questione del professionismo sportivo in Italia. E vorrei concentrarmi, visto che le simmetrie sono tante quando guardiamo lo sport in una prospettiva di genere, su due focus. Era già stato citato, infatti, la questione della maternità delle atlete, proprio alla luce degli ultimi avvenimenti che sono accaduti qui in Italia, e poi rispetto al riconoscimento economico. Una brevissima premessa. Studiando lo spazio dello sportivo attraverso, insomma, una visione sociologica, secondo me è importante sottolineare come lo spazio dello sport sia contemporaneamente, da qui la sua complessità, uno spazio da una parte di opportunità, di inclusione e di spettacolarità. E lo vediamo nel nostro quotidiano. Dall'altra parte però può essere anche una cornice di esclusione, e dove vengono costruiti e vengono demandati e vengono tramandati degli stereotipi e dei pregiudizi, soprattutto sulla base del genere. Leggere l'universo sportivo attraverso questa lente vuol dire considerare le opportunità ma anche le difficoltà, i limiti e gli ostacoli nell'accesso, nella rappresentazione e nelle tutele di coloro i quali e di coloro le quali attraversano lo spazio dello sport, perché, come si diceva proprio in avvio, ci sono delle differenze in questo senso. Lo sport, infatti, non è uno spazio neutro rispetto al genere. Infatti, nei modi in cui noi costruiamo
la maschilità e la femminilità socioculturalmente nello spazio e nel tempo ha degli impatti su tutti gli aspetti delle nostre vite. E questo lo vediamo nel quotidiano, perché soprattutto adesso, con l'emergenza sanitaria in corso, ci parlano spesso degli impatti che hanno diversi su uomini e donne, per esempio, di questa pandemia. E parliamo degli impatti di genere, delle discriminazioni di genere, delle asimmetrie di genere nel mondo del lavoro, della cura, delle relazioni, del linguaggio e del potere, quindi dello spazio della politica. Eppure questa visione che noi abbiamo delle asimmetrie di genere all'interno degli spazi del quotidiano si ferma spesso quando guardiamo lo sport, proprio come se questo spazio fosse neutro rispetto a questa serie di asimmetrie. In realtà questo non lo è. Un collega che si chiama Giuseppe Russo ha definito le asimmetrie dello spazio sportivo come una disuguaglianza complessa, perché è fatta da cinque dimensioni. Da una parte la dimensione dell'accesso, il gender play gap, cioè la difficoltà, lo abbiamo visto dalla testimonianza che mi precede, di accesso ad alcune discipline rispetto ad altre, a secondo se si approccia a quelle discipline un atleta o un atleta. Infatti consideriamo, da un punto di vista stereotipico, degli sport specifici per gli uomini e per le donne, ce lo dicono anche gli ultimi dati CONI, che purtroppo sono solo del 2018, dove vediamo che gli sport più praticati degli uomini sono il calcio, il tennis e il basket, e quelli più praticati dalle donne sono la pallavolo, primo sport, il tennis e la ginnastica artistica e la ginnastica ritmica. Quindi vediamo, c'è una connotazione di genere nella pratica sportiva, lo vediamo anche negli sport di contatto. Il rugby, gli sport, le arti marziali sono tendenzialmente considerati sport maschili. Questo perché lo sport è uno spazio proprio che si costruisce sulla maschilità. Le donne per molto tempo sono state escluse dall'agonismo per presunte difficoltà biologiche a gareggiare a certi livelli. E questo ce lo dice, insomma, la storia e non solo la storia, la sociologia dello sport. Ma la disuguaglianza è quindi complessa, c'è un problema di accesso e non solo nella stereotipizzazione di alcuni sport, ma anche, per esempio, mi viene in mente nel calcio, lo sport più praticato in Italia, sicuramente quello più conosciuto, dove le ragazze fino a 12 anni riescono a giocare al campetto alla squadra sportiva vicino casa perché giocano insieme ai ragazzi. Nel momento in cui c'è la divisione fra maschi e femmine, spesso le ragazze trovano difficoltà a trovare degli impianti dove praticare il calcio e quindi tendenzialmente smettono. Questo è un problema di accesso. Poi c'è un problema della rappresentazione, qui non mi soffermo perché lo lascerò alla dottoressa Bernardini che se ne occuperà lei, con cui da tempo ci confrontiamo su questi temi. E c'è un problema di rappresentanza, si è detto inizialmente, dove c'è un problema anche qui di accesso alle donne nello spazio del potere, nello spazio della dirigenza sportiva. Ho messo alcuni dati sia del Comitato Olimpico Internazionale sia relativi all'ultima indagine CONI, dove noi vediamo che tra i dirigenti societari solo il 15,4% sono donne e solo il 12,4% dei dirigenti federali. Ricordo poi che c'è soltanto una presidente CONI, di federazione CONI regionale in Italia, che è donna, che l'abbiamo proprio qui a Trento. Altrimenti gli altri sono tutti uomini. Abbiamo quindi anche un problema di rappresentanza in questo senso, è una cosa su cui ragionare nello spazio dello sport, allo stesso modo della politica. Come vedete, ci sono delle similitudini rispetto a questo tipo di asimmetrie. Oggi però mi vorrei più focalizzare, come vi dicevo, rispetto a queste due dimensioni. L'accesso alle tutele, in particolare proprio alla luce di che cosa vuol dire essere dilettanti nello sport, per le donne in particolare, alla luce di alcuni casi sulle questioni di maternità che sono accaduti da poco, e la dimensione del riconoscimento economico. Quando parliamo di professionista sportivo e quindi di accesso alle tutele, o di fatto di non accesso alle tutele nel momento in cui le quattro federazioni, si citavano prima, professionistiche in Italia, considerate professionistiche in Italia per la legge 91-1981, che sono calcio, basket, ciclismo e golf, non hanno una Lega Pro femminile. Questo ci porta a guardare alle atlete, prima di tutto, ad essere in uno spazio vuoto di diritto, cioè dove non abbiamo lo spazio della tutela per chi fa dello sport il proprio lavoro.
e d'altra parte possiamo parlare di un dilettantismo imposto, proprio perché non abbiamo leghe pro in questo senso. Perciò non si hanno accesso, qui vado veloce perché è già stato detto prima di me, non si va contro a non avere tutti una serie di diritti tipici di un contratto di lavoro, dalla tutela sanitaria, quella assicurativa, quella previdenziale. Gli atlete, come si è detto, sono soggetti al vincolo sportivo, e come nel caso del calcio femminile c'è anche un tetto agli stipendi annuali. E queste sono tutte cose che pesano all'interno anche di una decisione nella vita di una persona su cosa sia lavoro e cosa non lo è, e ad un certo punto della propria vita a volte si ha anche da questo punto di vista un abbandono della carriera sportiva, proprio perché non si riesce a fare di questa un vero e proprio lavoro, visto tutti questi ostacoli. Perché ho scelto la maternità? Parlandomi un po' dei casi più recenti, perché secondo me è esplicativo rispetto non solo a quello che succede in ambito sportivo quando le tutele vengono meno, ma anche come noi raccontiamo, ripeto, ci sarà chi dopo di me sicuramente ne parlerà in maniera più specifica, questo tipo di aspetti, e come in realtà queste cose succedono da moltissimi anni ma vengono alla ribalta soltanto oggi. Il caso, l'ultimo, che veniva citato prima, è quella di Laura Lugli. Laura Lugli è una pallavolista, adesso a fine carriera, che nella stagione 2018-2019, aveva già 38 anni, quindi comunque alla fine della sua carriera, dopo aver giocato alcuni anni in Serie A, gioca in Serie B. A un certo punto Laura Lugli comunica alla propria società di essere rimasta incinta. E quindi si allena fino a febbraio normalmente, poi entra in maternità. Che cosa succede nelle scritture private delle atlete, come per esempio nel calcio e nel basket? C'è, e questo porto la mia testimonianza, perché anche io nei contratti che ho firmato c'era questa clausola, finché per esempio da chi mi seguiva, io per esempio l'ho fatta togliere, c'era la clausola antigravidanza, cioè un contratto viene la risoluzione del contratto avviene per giusta causa se l'atleta rimane incinta. Cioè, a questo proposito, in un'intervista di una cestista italiana, dove diceva: due cose c'erano nel mio contratto che potevano sbattermi fuori se venivo arrestata o se rimanevo incinta. Questo era il paragone fra le due cose che potevano succedere nella mia vita, che arrecano danno alla mia società. Questo per farci capire che cosa le società e tutto quello che gira intorno al mondo sportivo femminile, come si considera un passaggio come quello della maternità. No, questa clausola antigravidanza non sono molto diverse dalle cosiddette dimissioni in bianco, che adesso sono fuori legge nel panorama lavorativo italiano, quando si faceva firmare una dimissione proprio in caso in cui la dipendente sarebbe rimasta incinta. Queste clausole antigravidanza nel mondo dello sport non sono molto diverse. Quello che succede, perché Laura Lugli denuncia, e denuncia da poco, perché lei poi purtroppo ha un aborto spontaneo, ormai il contratto era sicuramente finito, però chiede alla società che gli venga corrisposto l'ultima sua mensilità, il mese di febbraio, cosa che la società non aveva fatto. E la società in questione la chiama ai danni, adducendo delle motivazioni che Laura Lugli ha pubblicato in questo post di denuncia su Facebook, dicendo che il comportamento della Lugli aveva causato un danno alla società, danno che era stato quantificato da un punto di vista monetario, perché la squadra aveva perso molti punti in classifica e perché aveva perso anche alcuni sponsor, proprio perché lei era la punta di diamante della squadra e con la gravidanza era venuta meno. Quindi Laura Lugli decide di rinunciare, appoggiata dal sindacato delle atlete, che si chiama Assist, che ormai da 20 anni fa una lotta rispetto proprio a queste clausole antigravidanza. Rizzitelli, che è la presidente di Assist, ha fatto diverse dichiarazioni sui giornali, proprio dicendo come, a parte un plauso e un coraggio, perché come vi dicevo è molto difficile che vengano denunciate queste situazioni all'interno del mondo sportivo, perché davvero esistono da sempre, ma non siamo abituati a non guardarle. E ho messo qui alcuni altri casi tra una cestista e altre due pallavoliste, per l'ultima Kerry Lloyd in ordine di tempo, che è stata ferocemente attaccata dai tifosi sui social network proprio alla
alla luce della sua gravidanza, poi lei per fortuna era a Casalmaggiore, che è una squadra che ha avuto diverse gravidanze nel corso degli anni e che in realtà ha sempre, spesso e volentieri, ha rinnovato il contratto delle atlete, proprio perché il presidente si era schierato dal dire la maternità è un diritto come in ogni altro lavoro. Perché questo il polverone? Proprio perché è sembrata una novità, e come vi dicevo in realtà questa novità non era, e anche perché le atlete di fatto non hanno degli strumenti per contrastare questo tipo di pratica. Il CONI non ha previsto alcuna specifica pratica di contrasto a questa pratica discriminatoria. Ha invece codificato a partire dal 2007, se vi ricordate, con il caso di Valentina Vezzali, che aveva rischiato di non andare alle Olimpiadi per la sua ultima gravidanza, quello di mantenere il diritto di mantenimento del tesseramento e anche dei punti nelle federazioni, negli sport dove c'era un punteggio, come ad esempio la scherma. Pare che però la questione della maternità all'interno dello spazio sportivo sia entrata finalmente nell'agenda politica nel 2018, se non fosse che i requisiti citati, i criteri da rispettare per accedere a questo sorta di fondo di maternità per le atlete erano 5 e dovevano essere tutti e 5 contestualmente rispettati dall'atleta che chiedeva l'accesso a questo fondo. E andiamo a vederli rapidamente insieme, che l'atleta doveva svolgere l'attività in forma esclusiva di tipo agonistico, l'attività sportiva. Quell'attività sportiva doveva essere esclusiva come fonte di reddito, quindi non doveva avere altre fonti di reddito oltre a quella sportiva. Vedremo come questo è molto difficile già a partire dalle questioni di retribuzione e di riconoscimento economico. Non doveva appartenere a nessun gruppo militare o avere un lavoro che le garantisse la maternità, il possesso della cittadinanza italiana o un permesso di soggiorno valido, e aver preso parte ad un'Olimpiade, un campionato o una Coppa del Mondo, un campionato o una Coppa Europea della federazione interessata, e aver partecipato negli ultimi 2 anni a delle selezioni nazionali. Ora, se noi andiamo a guardare questi 5 criteri, possiamo ben capire che questi 5 criteri sono rispettati da una professionista dello sport. Quindi dove sta il paradosso? L'Italia chiede, in questo caso il governo italiano chiede a un atleta di avere dei requisiti da professionista sportiva, quando per la legge italiana le atlete non sono professioniste. Quindi il paradosso nell'essere rispettate in una fase della propria vita, di essere tutelate da un punto di vista lavorativo in una fase della propria vita come quella della maternità, sta nel fatto di rispettare dei criteri che contestualmente tendenzialmente non ci sono. Perché se noi pensiamo alle nostre atlete più forti, sono per esempio nei gruppi militari. Da Federica Pellegrini alle nostre atlete dei tuffi, sono tutte in qualche gruppo militare. O comunque altre atlete hanno un'altra fonte di reddito, proprio perché non riescono a mantenersi per tutta la questione anche della visibilità degli sponsor, come solo atlete di uno sport, di una federazione. Adesso un po' di più sta succedendo in meglio per il calcio e ancora un po' di più per la pallavolo. Quindi questo mi sembrava interessante sottolineare questo paradosso che ci fa capire la difficoltà delle atlete italiane all'interno dello spazio sportivo. Velocemente concludo il riconoscimento economico. Ho messo qualche dato. Non volevo fare la lotteria dei numeri facendo vedere le differenze di stipendio fra le calciatrici e i calciatori, per esempio, perché quella è la cosa che si fa più frequentemente, perché lì abbiamo ovviamente interessi economici diversissimi, sponsorizzazioni. Se noi pensiamo che la giocatrice più pagata lo scorso anno di calcio ha guadagnato lo 0,3% di quanto guadagna Messi in un anno, capiamo bene che le differenze sono enormi e sono due sport anche molto diversi da questo punto di vista. Però era interessante guardare prima di tutto che per guardare al riconoscimento economico e quindi al differenziale retributivo fra atleti e atlete, anche nella stessa federazione, si può fare riferimento alle classifiche Forbes. Per esempio in Italia abbiamo molto difficile fare questa differenza, perché essendo tutte scritture private è difficile tracciare i compensi. I dati del 2019, nei primi 100 nomi degli sportivi e sportive più pagate, l'unica
sportiva e Serena Williams, che si colloca al 63° posto. Tutti gli altri, fino a 100, sono uomini, tendenzialmente di sport di squadra. Un piccolo focus sul calcio. Il premio mi faceva piacere sottolineare la questione dei premi in denaro delle federazioni, perché si lega a quello che è successo negli Stati Uniti con la nazionale di calcio femminile. Per esempio, per la vittoria della Coppa del Mondo, FIFA, sono 440 milioni di dollari il premio per gli uomini e 60 milioni di dollari per le donne. Questa è la differenza, sempre. Cito uno degli ultimi rapporti proprio sulla situazione calcistica anche da un punto di vista economico, che è del 2020. Ci sono poi delle discriminazioni e le discriminazioni, ad esempio a parità di categoria, proprio per la forma ad esempio del nostro non professionismo sportivo, le nostre calciatrici, anche se giocano nella stessa categoria e agli stessi livelli di altre colleghe di paesi europei, molte delle nostre sono andate per esempio in Spagna, guadagnano sicuramente meno, perché noi abbiamo un tetto agli stipendi annuali che è di circa 30.000 euro, poi con tutte le sponsorizzazioni che questo che aumentano soprattutto adesso quel tipo di introito. Ultima cosa, e mi avvio alla conclusione, e concludo, il caso della nazionale femminile degli Stati Uniti, che ha posto al centro la questione del riconoscimento economico. Proprio per questo mi sembrava interessante parlarne oggi. Avrete sicuramente, sapremo tutti, che la nazionale di calcio femminile negli Stati Uniti da circa 5 anni è in causa contro la Lega Nazionale Calcistica statunitense, perché due sono gli oggetti del contendere: la disparità di trattamento rispetto alle condizioni lavorative e quindi la violazione dell'Equal Pay Act, e poi sulla questione della parità retributiva rispetto ai calciatori. Vi faccio un esempio. Le due nazionali statunitense, che sappiamo essere quella femminile la più vincente della storia del calcio femminile, quella maschile una delle meno vincenti, hanno un obbligo di giocare 20 amichevoli l'anno. Per queste 20 amichevoli, le giocatrici percepiscono un compenso di 99.000 dollari ciascuno se le vincono tutte e 20. I calciatori percepiscono un compenso di 100.000 dollari ciascuno se le perdono tutte, anche se le perdono tutte e 20. Quindi questo ci fa capire come la federazione abbia il cosiddetto double standard, cioè due pesi e due misure rispetto ai compensi. E la stessa cosa vale per tutti gli altri benefit, dai viaggi alle sistemazioni alberghiere, alle strutture sanitarie, eccetera, eccetera. E il New York Times, proprio per questa cosa, ha stimato che guardando i regolamenti della federazione calcistica statunitense, il gap tra le due nazionali di guadagno è di circa il 40% in meno, al fronte di una nazionale femminile che ha vinto non è quantificabile quanto ha vinto di più rispetto alla nazionale maschile. L'ultima cosa, ovviamente questi dati che io ho presentato non sono tanto per cavalcare una retorica di maschi contro femmine, non è quello il senso di guardare da un punto di vista scientifico di genere lo spazio sportivo, ma più che altro quello di far ragionare come riuscire a guardare lo spazio dello sport come spazio di lavoro vuol dire prima di tutto dare legittimità a quello spazio e andare ad intervenire con tutta una serie di criteri che la riforma dello sport, del professionismo sportivo dovrebbe avere, e non quella di demandare alle federazioni di essere o no professioniste, perché lì, come dire, non si risolve il problema principale, vuol dire andare a intervenire direttamente su quelle che sono asimmetrie importanti rispetto allo spazio sportivo da un punto di vista di genere, cioè fra uomini e donne, anche perché, come diceva giustamente l'atleta che mi ha preceduto, se vogliamo pensare al futuro e se vogliamo pensare ai bambini e alle bambine, quindi ai futuri sportivi e sportive di domani, dare loro la possibilità, che siano nati maschi o nati femmine, di poter pensare un loro futuro lavorativo all'interno dello sport, senza discriminazioni dovute dal loro essere maschi, femmine, donne o uomini, secondo me non è soltanto un percorso, un atto di diritto del lavoro, ma un atto di responsabilità collettiva
su appunto le generazioni del futuro e su il mercato che è quello sportivo, che è uno dei più importanti da un punto di vista economico. Dare questi diritti di riconoscimento diventa, secondo me, fondamentale per la cittadinanza del futuro. E con questo vi ringrazio. Grazie Alessia per il tuo intervento. Mi trovi concorde con tutti gli appunti e le tematiche che hai fatto presenti. Innanzitutto mi viene da dire, anche permettimi di aggiungere, che questa differenza sul piano maschile e femminile di rappresentanza all'interno di uno sport si è vista anche a livello iconografico, perché recentemente con le nuove divise della nazionale, la nazionale femminile non ha gli scudetti, italiana non ha gli scudetti, le stelline che rappresentano le vittorie del mondiale come in precedenza. Perché in precedenza, gli anni scorsi, forse fino al 2018-2019, se non sbaglio, anche la nazionale italiana femminile riportava le quattro stellette sopra lo stemma della nazionale. Da quest'anno, con la nuova divisa, no. Proprio perché ogni settore fa proprie le sue vittorie, insomma. Quindi, così come la nazionale e altro, questo simbolo è stato proprio utilizzato come gesto di protesta da parte della nazionale americana, che è proprio per rivendicare, sulla base, sulla scia dell'hashtag Equal Play, Equal Pay, ha usato come strumento di protesta proprio la divisa della nazionale, indossandola al contrario, coprendo lo stemma della federazione e dando in pasto ai media l'immagine della squadra proprio che protesta contro questa discriminazione. E oltretutto mi permetto sempre di aggiungere che a livello internazionale e nazionale, prima con i report della FIFA e con i report della FIGC, il nostro domani ora, si dava proprio l'attenzione sugli argomenti che tu ci hai posto l'attenzione oggi, quali l'accessibilità, la sostenibilità, la visibilità, rapportati alla sezione femminile dello sport praticato. Quindi grazie per il tuo intervento, ci hai dato un ulteriore punto di vista e spiegato in maniera magistrale. Grazie Alessia. Io procederei con l'ulteriore relatrice in questo caso, l'avvocato Elena Pisani, l'avvocato del Foro di Torino, membro dell'AIAS Piemonte, alla quale chiederei di parlarci della figura del lavoratore sportivo alla luce di questa riforma. E in particolare cosa cambierà nello sport femminile proprio con l'entrata in vigore e quali tutele ci saranno per le giocatrici. A te Elena. Grazie Francesca. Allora, spero che la connessione tenga perché mi ha già dato qualche problemino prima, quindi incrocio le dita. Allora, io direi che lo sport femminile in questo momento si trova di fronte ad una svolta epocale. Farei un passettino indietro e tornerei a giugno del 2020, quando all'unanimità la Federazione Italiana Gioco Calcio ha approvato all'unanimità proprio il passaggio al calcio femminile professionistico. Quindi siamo in un momento antecedente alla riforma. Era sì in discussione il testo unico, ma non c'era ancora niente di concreto. Quindi questa, secondo me, è stato il primo step per arrivare poi alla riforma che è stata approvata il 28 febbraio del 2021. Anche perché è vero che la Federazione Italiana Gioco Calcio aveva riconosciuto come professionistico lo sport femminile, però è altrettanto evidente che non ci può essere un vero e proprio sviluppo dello sport femminile senza una regolamentazione, cosa che è stata data con la riforma. Poi sarà migliorabile sicuramente, però è già un grande passo in avanti.
Diciamo che l'articolo 38 della riforma è quello, secondo me, fondamentale, perché stabilisce e qualifica la disciplina sportiva professionistica che opera senza alcuna distinzione di genere. Questo vuol dire che una federazione, nel caso in cui abbia il professionismo maschile, deve per forza avere anche il professionismo femminile. Ok? Quindi le quattro federazioni che, come diceva prima il collega Folli, hanno il professionismo maschile, dovranno, nei termini e nei modi previsti dalla riforma, entrare e decretare il passaggio anche al professionismo femminile, cosa che è già stata fatta, come abbiamo visto prima, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Quindi, la riforma del lavoro sportivo come è andata ad incidere? Allora, ad oggi e fino comunque al 1° luglio 2022 sarà ancora in vigore la legge 91 dell'81, cioè quella legge che ha regolato il professionismo sino ad oggi, dal 1981, e che ha stabilito che sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi di preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle federazioni stesse. Quindi ad oggi la legge 91 dell'81 esclude dal suo ambito di applicazione gli sportivi dilettanti e anche i professionisti di fatto, che per esempio sono le calciatrici, che sono una via di mezzo tra i dilettanti e i professionisti nel calcio, ad esempio. E quindi sono quegli atleti anche che vengono inquadrati come dilettanti, ma che svolgono comunque un'attività sportiva a titolo oneroso e continuativo e spesso traggono come da essa l'unica fonte di reddito. Ok? E qua andiamo ad analizzare l'articolo 94 quinques dell'ENOIF, il quale della Federazione Italiana Gioco Calcio esclude espressamente per le calciatrici e gli allenatori tesserati per i campionati nazionali organizzati dalla divisione calcio femminile, quindi quelli di A, quelli di serie B, tutti i calciatori e le calciatrici non professionisti da ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. E qua entrerà a gamba tesa, scusate il termine, la riforma, come andremo a vedere, perché adesso comunque le calciatrici non possono ricevere una somma maggiore lorda di 30.658 euro, non hanno tutela previdenziale e contributiva e nemmeno assistenziale, oltre che la tutela per la maternità. Quindi ad oggi di fatto non hanno alcuna tutela ed è peraltro regolamentata questa non tutela dalle norme organizzative interne. Invece con il decreto legislativo 36 del 2021, cioè la riforma dello sport approvata dal governo Draghi, definisce il lavoratore sportivo come l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, ovvero il preparatore atletico, il direttore di gara, che senza alcuna distinzione di genere, quindi riporta questa affermazione fondamentale, e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali. Quindi è evidente che il decreto ha disciplinato il rapporto di lavoro sportivo andando a toccare tutti i punti fondamentali che non erano stati comunque normatizzati dalla legge 91 dell'81 ed ha inquadrato il lavoro sportivo in quattro tipi di lavoro. Il principale è il lavoro di rapporto di lavoro subordinato e oltretutto la riforma lo presume il lavoro subordinato e non presume il rapporto di lavoro autonomo, quello di collaborazione coordinata continuativa, ovvero una prestazione occasionale. Quindi è a carico comunque della società provare che con il proprio dipendente, giocatore o giocatrice, ci sarà un rapporto di lavoro non subordinato. L'articolo 33 della riforma
prevede inoltre che in mancanza di disposizioni legislative agli stessi lavoratori sportivi si applichi la vigente disciplina anche previdenziale o tutela della malattia, degli infortuni, della gravidanza, della maternità e della genitorialità contro la disoccupazione involontaria secondo la natura giuridica del rapporto. Quindi con questo articolo 33 il legislatore ci dice si applicano tutte le tutele che valgono per gli altri ambiti lavorativi, quindi lo statuto dei lavoratori di fatto. Il contratto viene analizzato dettagliatamente dalla legge e prevede che la costituzione avvenga mediante assunzione diretta, forma scritta a pena di nullità, obbligo per le società di depositare il contratto presso la federazione sportiva per l'approvazione. Il deposito deve avvenire entro 7 giorni dalla stipula. Sostituzione di diritto di clausole peggiorative eventualmente presenti nei contratti, un po' come poteva essere quella che purtroppo c'è stata per anni relativa alla maternità, dove si diceva alle sportive che non potevano godere del diritto alla maternità, sarebbero state licenziate, e che purtroppo abbiamo visto esserci spesso. Anche se oggi abbiamo tra i relatori una giocatrice che ha goduto dell'attenzione della propria società in merito alla maternità e che dopo ci racconterà il suo caso, giusto Francesca? Giustissimo, giustissimo. Allora, il contratto di lavoro non potrà avere vigore per più di 5 anni, ci potrà essere la cessione dei contratti, quindi ci potranno essere i trasferimenti come ci sono per i professionisti maschietti, potrà essere contenuta la clausola compromissoria per il deferimento delle controversie al collegio arbitrale, sono vietate clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale dell'atleta nel periodo successivo alla risoluzione del contratto. Come vi dicevo prima, vi è la presunzione in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro con l'atleta nei rapporti professionistici. Altre cose fondamentali, ecco, in merito alla tutela avranno anche diritto alla NASPI, quindi nel caso in cui il loro contratto scade e non possano essere tesserati per 1000 motivi con altre società, avranno comunque diritto alla NASPI. E anche questo è un gran passo avanti, sinceramente, nei confronti delle atlete. Hanno diritto all'assicurazione infortuni, cosa che prima invece non avevano, anzi spesso si dovevano pagare il medico loro perché la società non glielo pagava. Hanno diritto al trattamento contributivo e pensionistico, dovranno quindi essere iscritti presso il fondo pensioni sportivi gestito dall'INPS. Avranno diritto a controlli sanitari costanti attraverso anche l'adempimento di quello che era già previsto dalla legge 91 dell'81, cioè la scheda sanitaria, che per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionali è obbligatoria e deve essere tenuta dalla società, dove deve essere annotato tutta la storia sanitaria dell'atleta. È un po' un passaporto la scheda sanitaria, e questa cosa è stata confermata dalla riforma. Oltretutto, la riforma è andata, anche adesso faccio un discorso un pochino più giuridico, però si è conformata alle disposizioni sulla legge della sicurezza e sulla legge 231 del 2000, quindi la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria, cosa che sappiamo che le società cercano anche di chiudere spesso un occhio da questo punto di vista. Invece adesso è stato decretato dalla riforma e dovranno adempierla. Sicuramente per le società ci sarà un aggravio di costi. Non sarà una cosa semplice rendere professionistico lo sport femminile, logicamente, perché se già solo pensiamo alla contribuzione, comunque è quasi una duplicazione dei costi
per la società, no? E comunque anche andare a porre in essere tutte le misure di sicurezza che devono essere previste per un impianto sportivo, ad esempio, per tutelare comunque le sportive nel luogo di lavoro è un costo, però è un punto di partenza. Io sono convinta che le società ce la faranno, ma anche perché, ad esempio, faccio di nuovo l'esempio del calcio, si è dimostrato che c'è voglia di puntare sullo sport femminile, probabilmente anche perché a seguito, mi ricollego a quello che ha detto Sara prima, che lo sport maschile ha più visibilità rispetto allo sport femminile, ed è grazie alla nazionale italiana di calcio che nel 2019 è proprio scoppiato il fenomeno calcio femminile e che ha dato un grosso input, secondo me. Ma c'erano già state delle avvisaglie nel 2015, quando la Federazione Italiana Gioco Calcio aveva decretato che le squadre di Serie A e di Serie B dovevano comunque conformarsi a determinate situazioni nel caso in cui volessero ottenere la licenza nazionale per partecipare ai campionati di Serie A e di Serie B. E quindi queste potevano essere acquisire il titolo sportivo di un'altra società oppure concludere accordi di licenza per l'utilizzo della denominazione o del marchio della società di calcio femminile, quindi tra virgolette affiliarla alla società di Serie A o di Serie B maschile. E questa cosa è stata subito sfruttata dalla Fiorentina e dalla Lazio, e lì è stato un crescendo, perché poi negli anni successivi anche dato che la federazione ha imposto degli obblighi per i vivai delle società professionistiche per far crescere le ragazzine, siamo arrivati ad avere comunque una Serie A femminile con dei nomi altisonanti di società: Juventus, Milan, Inter. E quindi sicuramente la visibilità ha fatto tanto. Contiamo anche il fatto che Sky la domenica trasmette la migliore partita del campionato di Serie A femminile, e da quello che so è anche abbastanza seguita. Quindi tutto questo è un punto di inizio, non un punto di arrivo per lo sport femminile, perché il calcio riempie i giornali, però ci sono anche tutti gli altri sport che si spera riusciranno a conformarsi alla riforma in un brevissimo tempo. Io direi che ho finito. Francesca, se avete dei dubbi o delle domande. Ok, appena arriveranno delle domande te le sottoporrò, però per il momento ti dico grazie per il tuo intervento e grazie per averci dato uno spaccato dell'atleta alla luce della riforma, dell'atleta donna alla luce della riforma, non solo sotto il profilo giusto lavoristico, ma anche proprio come considerazione dell'atleta, cioè dell'atleta considerato dalla società come valore e non solamente come una pedina del gioco, insomma. Assolutamente. Tra l'altro approfitto dell'occasione, perché ci sarebbe da parlare tantissimo in merito alla riforma del lavoro, ma non abbiamo il tempo. Magari riusciremo a organizzare altro proprio dal punto di vista del lavoro, però volevo solo ricordare a tutti che dal 15 parte un corso organizzato dalla Commissione Donne Sport, di cui facciamo parte io, l'avvocato Folli e l'avvocato Garatti, proprio volto ad aiutare gli addetti ai lavori per tuffarsi nella riforma dello sport. Di fatto vogliamo prendere per mano società, atleti, addetti ai lavori per capire cosa bisogna modificare e dove bisogna andare a lavorare per ottemperare a tutta la normativa. Ok, perfetto, grazie. Ti ringrazio. Ciao. Allora adesso darei la parola ad Alice Pignaioli, atleta calciatrice del Cesena femminile, nonché madre della piccola, bellissima e vivacissima Eva, che è stata protagonista
di un gesto bellissimo, stupendo e non scontato da parte della società del Cesena Calcio Femminile, in quanto al settimo mese di gravidanza ha rinnovato l'accordo economico, permettendo ad Alice di rimanere un'atleta oltre che mamma. Alice, vuoi raccontarci meglio la tua esperienza? Buonasera a tutti, intanto mi scuso per la mascherina, ma purtroppo sto andando all'allenamento. E allora sì, io penso che questa cosa che ha fatto il Cesena sia stata fondamentale, perché ha posto l'accento su un altro punto che secondo me è molto importante, e oltre ovviamente alla tutela della maternità di cui avete parlato, che è il discorso del post. Cioè, questa è una realtà di diverse donne, non solo di diverse lavoratrici, non solo delle calciatrici. Noi, in quanto sportive, come avete ampiamente detto, abbiamo ancora meno tutele delle altre donne, che già non sono messe benissimo nel nostro paese, e quindi sicuramente la maternità è il primo passo. Il secondo passo, però, diventa fondamentale, è quello del dare un'opportunità a queste atlete post gravidanza, non diciamo valutandole come avviene anche in tanti uffici come un peso, ma se loro lo desiderano, perché non tutte le mamme devono essere sottoposte magari allo stress che posso aver vissuto io del rientro in 100 giorni, eccetera. Questo era un percorso che io sentivo di fare, ma nella società ho trovato grande supporto, grande fiducia, sia nel rinnovarmi il contratto al settimo mese, quindi senza sapere come sarebbe andato il parto e quali sarebbero stati i miei effettivi tempi di rientro, il farlo alle stesse condizioni economiche di quando loro mi hanno, diciamo, contattato per iniziare il contratto insieme l'anno precedente, e anche il fatto di mettermi a disposizione uno staff che mi potesse seguire in maniera professionale, perché non possiamo parlare di professionistico, per il rientro. E queste sono cose che, anche se in questo momento non sono al centro, per un atleta sono fondamentali, perché nel momento in cui tu, ok, hai la tutela della maternità, attualmente è stato inserito, dopo la mia storia, nel contratto l'articolo 8, che prevede appunto che non possa più essere risolto il contratto, non so se l'avete detto prima che mi collegassi, in caso di maternità non possa essere risolto il contratto, come avviene in caso poi di infortunio, quindi non mi sembrava una cosa difficilissima da capire. Però la cosa che poi le società non sono obbligate a fare, ancora attualmente non lo saranno neanche in caso di professionismo, almeno che non venga normata anche questa cosa, è quella di, visto che i contratti vengono negoziati annualmente, di rinnovare poi effettivamente il contratto alla mamma, sostanzialmente. Questo a me ha dato tanta forza, anche nei momenti più difficili, come il taglio cesareo, come quando devo perdere 24 kg, eccetera, di dire ok, la società ha puntato su di me, ora io vi dimostro cosa sa fare una donna nella quale c'è stato un investimento di fiducia. Ok, benissimo. Quindi adesso ti chiederei di parlarci dal punto di vista personale, le tue sensazioni quando hai scoperto di essere incinta. E come posso dire, le tue sensazioni, magari ti sei vista costretta dal dover scegliere tra essere un atleta e essere una mamma. E come hai appreso, cioè, e come ti sei sentita dopo che la società ti è venuta incontro? Le tue sensazioni a riguardo. Allora, innanzitutto io ho scoperto di essere incinta, che ero già di 6 settimane, stavo regolarmente giocando il campionato. Dopo uno scontro duro di gioco sono svenuta e all'ospedale gli esami di routine hanno rivelato che ero di 6 settimane. E per me è stato uno shock, perché io avevo interiorizzato nella mia crescita il fatto che una donna, nel momento in cui diventava mamma, perdeva il suo valore come figura professionale, in questo caso come atleta, ma anche in tanti altri campi, e diventava esclusivamente, il suo valore veniva rilegato al discorso di essere mamma, essere un prolungamento del proprio bambino.
Ora, io penso di essere cresciuta in una famiglia come tante, anche una famiglia che mi ha supportato, mi ha fatto studiare, quindi non in condizioni sociali particolarmente difficoltose, anzi, eppure ho dentro di me portato in tutti questi anni questo, ho interiorizzato questo valore. E questo evidentemente perché attorno a me ho visto tante più situazioni di questo tipo rispetto a situazioni come quelle che poi si sono verificate nel mio caso. Quindi il primo mese io l'ho passato a piangere, pensando che sarebbe stata la fine della mia carriera, di tutti i miei sacrifici. In quel momento non riuscivo neanche a rendermi conto della cosa che stavo facendo, di questa vita che cresceva dentro di me. Dopodiché anche lì la società è stata fondamentale perché la team manager che ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione della vicenda mi ha detto guarda adesso noi risolviamo il contratto perché la federazione ci ha detto di fare così perché è così che allora si faceva prima della mia vicenda. Però sappi che è solo una pausa che tu ti prendi per fare questa grandissima cosa e poi l'anno prossimo sarai di nuovo con noi. E in più mi hanno chiesto di restare vicino alla squadra, collandosi tutti i costi di rimborso dei viaggi, e alberghi, treni, eccetera, riconoscendo il mio valore umano, oltre che il mio valore, diciamo, tecnico, e la mia importanza all'interno dello spogliatoio. Questa cosa, sommata alle mie compagne che mi hanno detto tu stai facendo una cosa grandissima, noi lotteremo in campo anche per te e tu l'anno prossimo sarai di nuovo con noi, mi ha dato tanta forza per iniziare a immaginare una cosa che io non immaginavo potesse esistere, cioè una mamma, ma anche atleta, ma addirittura che potesse essere più forte di prima, perché poi le società, cioè secondo me dovrebbe passare il messaggio che le società hanno un vantaggio nel confermare l'atleta mamma, perché se diventa semplicemente un'imposizione si troverà un modo o l'altro per poi aggirare la legge, come sappiamo molto spesso, magari con scritture private, magari giustamente le atlete ancora oggi purtroppo non sono in condizioni di poter trattare in maniera, diciamo, essere il avere il cosiddetto coltello dalla parte del manico. Ancora oggi noi siamo in grossa difficoltà quando andiamo a trattare con la squadra. Prima avete parlato di tetti salariali, il problema non è il tetto salariale, il problema è il tetto minimo che non c'è e che ci impedisce di avere una dignità, una vera dignità del lavoro, perché come dicevamo prima le atlete devono fare solo questo, non possono avere altri redditi, però non c'è qualcosa che garantisca una dignità. E quindi sostanzialmente queste cose mi hanno dato la forza di iniziare a immaginare il mio percorso post parto. Da lì ho iniziato a farmi seguire da comunque un'allenatrice che mi potesse, una personal trainer che mi potesse far allenare durante la gravidanza. Anche in quello ho trovato tantissimi ostacoli perché l'immagine, l'idea che c'è della donna incinta in Italia è un'idea veramente molto 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 retrograda. E quindi ho trovato degli ostacoli perché nessuno voleva aiutarmi ad allenarmi, perché nessuno voleva prendersi questa responsabilità. Fin quattro ho trovato un ex atleta di basket che anche lei aveva provato sulla sua pelle l'allenarsi durante la gravidanza e mi ha supportato. E appunto 40 giorni dal parto, appena ho avuto l'ok da parte dei medici per poter tornare a allenarmi, ho riniziato il mio percorso. Ma questa, diciamo, grande cosa che abbiamo fatto insieme, io ero solo, diciamo, il corpo, però tutti insieme, la società, lo staff che mi ha seguito, le mie compagne, è stato possibile perché nella mia mente ho immaginato che poteva esistere questo percorso, però secondo me più ci saranno questo tipo di esperienze e più le bambine potranno crescere con un'idea diversa rispetto a quella con cui sono cresciuta io sostanzialmente. Non so se ti ho risposto, Francesca. Come no, alla grande, decisamente che questa, non, che questa tua esperienza non rimanga un caso isolato, ma che diventi la normalità, è quello che ci auguriamo tutti, anche perché questo tipo di esperienza da te vissuta ricalca alla grande i valori dello sport, quindi lo spirito di squadra. E tutto quello che c'è intorno a ciò che noi chiamiamo sport. Grazie Alice per la tua testimonianza,
per quello che ci hai raccontato. Continua sempre così e chissà, la Serie A ce la facciamo? Tutto è possibile. Sempre, bisogna crederci sempre, tutto è possibile. Grazie Alice ancora. Allora, io passerei la parola alla dottoressa Giorgia Bernardini, perché come vedete il panel di questo webinar non è solo burocratese, ma abbiamo dato spazio anche ad altri aspetti legati all'universo dello sport femminile. In particolare, con l'intervento della dottoressa Tuselli prima e adesso con l'intervento della dottoressa Giorgia Bernardini, andremo a parlare di informazione online sullo sport femminile. Quindi chiederei alla dottoressa giornalista sportiva di parlarci un po' di come lo sport femminile viene raccontato a noi comuni mortali. Prego, dottoressa. Intanto buonasera a tutte e tutti, grazie per l'invito. Prima di cominciare a parlare, diciamo così, dell'informazione sullo sport online, una notazione che viene così dalla testimonianza di Alice, che secondo me mette in evidenza un aspetto molto bello dello sport femminile, che è quello di spingere lo sport come lo conoscevamo ai suoi limiti e quindi lo spinge anche a ripensarlo. Chiaramente il fatto che in questo momento ci si trovi a contatto con tutti questi cambiamenti, con il fatto che la maternità sia diventata una tematica presente, quantomeno in certi ambienti, diciamo così, nella nostra bolla, chiaramente spinge lo sport ad un livello a cui non era mai arrivato prima, perché chiaramente queste problematiche prima di questo momento storico non c'erano mai state, quindi non c'era mai stato bisogno di, come dire, mettere le società in condizione di arrivare al passo con i tempi, ripensare, rimodulare. E l'esperienza di Alice secondo me è bellissima, perché sostanzialmente ci racconta qualcosa che è difficile trovare sui libri, che è difficile trovare sui giornali, e che per chi ama lo sport è un esempio, come dire, importantissimo. Ed è questo il motivo per cui poi si ricollega a quello che faccio io, che è sostanzialmente raccontare lo sport, diciamo così, in maniera più volgare, in un certo senso. La lente di genere di cui parlava la dottoressa Tuselli prima esiste nello sport femminile anche per quanto riguarda il giornalismo. Questo è un aspetto evidente che si trova anche semplicemente aprendo una qualsiasi testata di sport italiano, dalle più importanti alle meno importanti. Lo sport femminile è sempre presente in quantità minore, viene trattato secondo me in maniera molto superficiale per molti aspetti e secondo me anche con gli strumenti sbagliati. Uno degli aspetti fondamentali dello sport oggi è che è un tipo di studio interdisciplinare, cioè pensare che lo sport sia, diciamo così, semplicemente legato al gesto atletico di estrema bellezza che conduce poi alla vittoria e alla sconfitta è un modo di pensare allo sport assolutamente superato al giorno d'oggi. Se lo sport è sempre stato simbolo anche di una contemporaneità sociale e politica che si ripercuoteva poi in un ambito ristretto che era quello dello stadio, della pista d'atletica, già per esempio quello delle Olimpiadi degli anni 60, al giorno d'oggi questa cosa è ancora più evidente. E il caso dei problemi della maternità ne sono un esempio lampante di questo aspetto. Uno dei problemi più grandi, secondo me, dell'informazione oggi è che i giornalisti e le giornaliste che si occupano di sport femminile si sono fermati ad un approccio, come dire, che è rimasto un pochino in ritardo sostanzialmente con quello che accade oggi. E questo si è visto in dei casi lampanti che sono molto recenti. Il primo sicuramente quello della Luglia, a cui ritornerò a breve. Un altro caso molto importante delle scorse settimane è quello che ha avuto a che fare con la vittoria di Iapichino e la sua qualificazione alle Olimpiadi. C'è stato un problema molto grande di comunicazione, perché una giornalista di una testata molto importante si è espressa in maniera discutibile e complicata, diciamo così, sul colore della sua pelle, sulla sua provenienza e sul fatto che i suoi genitori fossero uno di provenienza italiana, quindi bianca, e l'altra di provenienza
africano, comunque con la pelle scura. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che al giorno d'oggi per parlare di sport bisogna studiare moltissimo, e questa è una cosa che io non mi stanco mai di ripetere, mi ricollego anche a ciò di cui stiamo parlando oggi, perché proprio in questi giorni, leggendo moltissimi articoli per quanto riguardava Laura Lugli, mi sono resa conto che i giornalisti stessi che scrivono di sport non sono in grado di gestire quello che è il lessico che ha a che fare, per esempio, con le riforme sportive, con la maternità. Ho notato, per esempio, che molto spesso c'è stato in quasi tutti quanti gli articoli, anche nelle testate più grandi, una grandissima confusione fra contratto, fra società sportiva e in realtà scrittura privata, fra società sportiva. E questo secondo me è un aspetto importante, perché significa che le persone stesse che scrivono di sport non sono andate a fondo a quelle che sono le problematiche. Cioè, secondo me, già a partire da un errore gravissimo come quello della confusione fra un contratto, fra un atleta e una scrittura privata, presuppone il fatto che non si è fatto quello studio interdisciplinare di cui stavo parlando prima. Quindi per questo secondo me è importante che in un panel come quello di oggi, che vede, diciamo così, la maggioranza di avvocati e avvocatesse, ci siano anche una sociologa e una scrittrice di giornalismo, perché le cose poi in realtà non sono così tanto lontane. Io credo che ognuno di noi oggi stia imparando qualcosa che esula un pochino dalla sua bolla, ma che in realtà poi alla fine dello studio di ognuno di noi chiaramente sarà importantissimo. Questo secondo me crea dei grossi problemi, perché mette in luce appunto le problematiche che ci sono oggi. Lo sport femminile non solo ha pochissima visibilità nei media, viene raccontato in maniera sbagliata e soprattutto non trova né una direttiva di tipo di studio politico e sociale che è corretta, né una direttiva di studio tecnico-tattico che è corretta. Quindi sostanzialmente quando si parla e si scrive di sport femminile c'è una problematica che attraversa un pochino tutti quanti gli stadi. Io ritengo che per scrivere di sport femminile oggi sia importantissimo non solo conoscere la tecnica e la tattica di ogni sport, ma anche essere a stretto contatto con quelli che sono appunto, quelle che sono appunto le questioni dei diritti, della maternità, perché questi aspetti aprono delle storie che, come ha detto poi Alice prima, si ripercuotono anche sul gioco in campo. Cioè, come diceva lei prima, io ho sentito una responsabilità di tipo personale perché la società ha investito in me. Quindi quando sono tornata in campo ho avuto il desiderio fortissimo di dimostrare a queste persone che hanno fatto bene a scommettere su di me. E secondo me questi aspetti sono importantissimi per la narrazione sportiva al giorno d'oggi, ed è per questo che, per esempio, per quanto riguarda la mia scelta personale, quello che cerco sempre di fare è mettere in equilibrio gli aspetti sportivi e gli aspetti politici e sociali. Non è sempre facile, questo bisogna ammetterlo, non è semplice trovare spazio per lo sport femminile, soprattutto perché io poi sono anche una giornalista donna, quindi questo chiaramente è un doppio problema quasi fatale, no? in questa combinazione. Però devo dire anche che ci sono testate che sono molto aperte allo sport femminile e che cercano di dare spazio a sport anche, come dire, fino a oggi visti come secondari. Per esempio Sara Tunesi, che fa parte della nazionale di rugby, proprio tre giorni fa è uscito un articolo sull'ultimo uomo, che era una specie di sintesi sulla situazione delle sei nazioni del rugby femminile. Ecco, questo è un articolo che magari fino a un anno fa non avrebbe trovato uno spazio di esistenza, e la cosa ancora più bella è che a scriverlo sia stato un giornalista uomo, Mauro Mondello, che anche lui stesso ha alle sue spalle una carriera da rugbista. Quindi sostanzialmente è auspicabile che ci sia, come dire, questa convivenza, che si smetta, no, di fare queste divisioni di campo fra sport maschile e sport femminile, che in questo momento probabilmente sono necessarie proprio perché lo sport maschile è quello che in un certo senso impera in questo momento, e quindi lo sport femminile è quello che, per antitesi quasi hegeliana, si contrappone in questo momento. La speranza chiaramente è che da una parte l'aspetto legislativo, dall'altra l'aspetto sociologico, dall'altra ancora l'aspetto della visibilità in televisione e quello del giornalismo a un certo punto si uniscano per creare poi, come dire, una continuità fra tutti questi aspetti. E
diciamo così, la declinazione da un punto di vista della legge, del suo professionismo, cioè il fatto che i quattro sport in cui gli uomini sono professionisti non hanno però il professionismo femminile, che in realtà è un'assurdità, è semplicemente lo specchio di un atteggiamento che si ha in Italia. Quindi io credo che la giurisprudenza poi, come dire, rispecchi la politica e la società e viceversa, è un rapporto reciproco e chiaramente siamo arrivati al momento in cui queste cose qui non possono più andare bene perché le donne stanno costantemente dimostrando di meritare poi cosa? Una parità che è costituzionale, quindi in realtà non ci dovrebbe neanche essere un merito in questo. Però, insomma, questo per dire che io mi auguro anche che ci sia sempre più spazio sull'informazione per lo sport femminile e che queste donne continuino a vincere, perché chiaramente poi ci sarà ancora più bisogno di informazione da questo punto di vista. Grazie. Grazie Giorgia per il tuo intervento e invito tutti a iscriversi alla newsletter di Zarina, curata dalla dottoressa Bernardini, che è veramente una pagina e un contenitore di informazione di sport al femminile veramente fantastico, veramente stupendo. Grazie ancora, dottoressa Bernardini. Grazie. Dimmi Mi Elena. ripeto, della newsletter. Come si chiama? Vai Si Giorgia, chiama dimmi Zarina. cosa Si chiama c'è. Zarina. Zarina. Esatto, lo trovate su Instagram e poi da Instagram è possibile iscriversi. Magari lo scrivo in chat così lo trovo dopo. Grazie. Perfetto. The last but not the least, cederei la parola alla collega Maria Luisa Garatti, avvocato del Foro di Brescia, componente della Commissione Donne Sport Alias, la quale. Maria Luisa, apri il microfono. Sì, aperto. Ciao, grazie a tutti. Ti stavi Ciao, confondendo dicendo Bergamo. Attenzione! perdonami, io sono del profondo sud, quindi per No, ma lo sai che Brescia e Bergamo, anche calcisticamente parlando, c'è una certa rivalità. me. Oh mamma, non me ne vogliono allora. Ma no, scherzo. Ok, allora il tuo intervento si baserà sempre sulla riforma, però del settore con un occhio al settore del paralimpico. Prego, Maria Luisa. Sì, perché questa riforma diciamo che ha rivoluzionato tutto quello che è il discorso dello sport paralimpico e si tratta di sicuro, come ha detto anche il presidente Pancalli del Comitato Italiano Paralimpico, che è presidente ormai da lontano 2005, è sicuramente una svolta culturale in quanto ha portato appunto una parità e pari dignità per tutti quegli atleti che portatori di una disabilità che hanno trovato nel mondo dello sport e così come nel mondo del lavoro sportivo una preziosa opportunità di vita e di una crescita professionale. Fino a prima della riforma, praticamente gli atleti paralimpici non erano. Allora, dobbiamo dire che quasi tutti gli atleti, alcuni facevano parte, vediamo Bebe Vio che fa parte dei gruppi sportivi militari perché era stata aperta la possibilità ad alcuni atleti, ci sono stati dei protocolli in questi anni fatti appunto dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico con le forze con il Ministero della Giustizia, il Corpo di Polizia Penitenziaria e il gruppo sportivo Fiamme Azzurre. Praticamente gli atleti paralimpici, a differenza degli atleti normodotati, non avevano alcun tipo di parità di trattamento, quindi non avevano diritto, come le donne, come il professionismo femminile, stessa cosa. Tutele sanitarie, tutele per quanto riguarda appunto di contratti di lavoro,
stipendi e così via. Questa riforma, diciamo, che ha praticamente rivoluzionato tutto quello che era il sistema precedente. Infatti, nella riforma, nel decreto legge, c'è un apposito titolo, che è il titolo sesto, che è intitolato appunto disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato. Con questo titolo praticamente si è voluto aprire affinché sia i corpi civili e sportivi militari aprissero una sezione apposita dedicata allo sport paralimpico. Facendo un passo indietro, dobbiamo dire che la riforma nell'articolo 2, quando dà tutte le varie definizioni di quelli che sono l'atleta piuttosto che le definizioni vere e proprie di che cos'è lo sport, dà una definizione precisa anche di quello che è lo sport paralimpico, quindi dà la definizione anche di quello che è appunto l'atleta paralimpico, indicando anche quali sono gli enti e le associazioni paralimpiche. All'interno del decreto di riforma vi sono tutta una serie di tutele che riguardano appunto gli atleti paralimpici. E sicuramente uno dei più importanti è quello in cui viene indicato all'interno nei vari modelli di controllo delle tutele organizzative delle società. Come sappiamo, anche adesso tutte le varie associazioni dovranno modificare i loro statuti, e sulla base di quello che è previsto appunto nella riforma sono state previste appunto forme di tutela per evitare qualsiasi forma di discriminazione che riguardi il genere, la razza, la religione, ma anche afferente alla disabilità. Un altro sicuramente articolo importantissimo che è stato inserito all'interno appunto della riforma è l'articolo 50, che è indicato nel capo terzo appunto del titolo sesto che vi ho appena detto, che riguarda la disposizione in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, cosa che prima non era possibile. Ora gli atleti paralimpici hanno un titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie sia private che della pubblica amministrazione, purché siano iscritti appunto da almeno 3 anni a uno dei corpi civili o militari. Poi, come per quanto riguarda appunto lo sport femminile, è stato previsto evitare qualsiasi tipo di discriminazione all'interno appunto dello sport. Si punta molto sul fatto che non ci sia più discriminazione, ma si parli di atleti, come ho sempre definito io, perché anch'io nel mio piccolo sono un'atleta paralimpica, atleti di serie A o atleti di serie B, ma siamo tutti sullo stesso livello, tutti con stessa pari dignità, tutti con aventi le stesse possibilità di poter dare il meglio ed avere anche le tutele che è necessaria appunto per lo svolgimento di questo sport, oltre a tutte quelle che norme che riguardano appunto le riforme a tutela dello sport. Infatti il titolo sesto appunto viene diviso in tre capi, e al capo 1, che riguarda degli articoli del 43 al 46, viene disciplinata tutta la normativa riguarda il tesseramento degli atleti con disabilità nel reclutamento dei corpi civili dello Stato, e precisamente bisogna distinguerli perché sono vari i gruppi. L'articolo 43 fa riferimento alle Fiamme Azzurre, l'articolo 44 fa riferimento ai gruppi sportivi delle Fiamme Oro, l'articolo 45 ai gruppi che riguardano i Vigili del Fuoco, mentre l'articolo 46 appunto riguarda le cosiddette spese di tesseramento. In ogni articolo sono indicati dei principi precisi su come deve essere fatto il reclutamento e come vengono svolti appunto l'introduzione di tutti questi atleti paralimpici. Si parla però, secondo me, forse una leggera, se voglio fare una vena polemica, si parla di atleti di alto livello, come per dire che altri atleti che non sono magari, non riescono ad avere la fortuna di arrivare, non lo so, a livello per fare le Olimpiadi, non sono da considerare anche in questa riforma. Spero che le cose man mano, tanto sappiamo che ormai questa riforma è un work in progress, perché ora che entrerà in vigore
a luglio del 2022 magari qualcosa verrà cambiato e si potrà dare la possibilità a tutti di poter accedere a questa cosa. Mentre il capitolo 2, il titolo 2 fa riferimento appunto all'assunzione dei corpi dello Stato, che sono naturalmente appunto i gruppi sportivi del Ministero della Difesa e quelli delle Fiamme Gialle. Dobbiamo, qua bisognerebbe entrarsi in tutte quelle che sono le varie tutele a livello sportivo e di diritto del lavoro, che il tempo stringe, non è che riusciamo a andare a vedere quelle che possono essere tutte e andare ad analizzarle bene. Certo è che è stata data la possibilità appunto di avere, come dicevo prima, tutele sanitarie, trattamenti pensionistici e soprattutto la cosa importante, alla fine carriera un atleta paralimpico potrà scegliere se congedarsi oppure continuare il servizio presso il corpo di appartenenza o dal ministero, come abbiamo visto con questa normativa molto importante che è l'articolo 50, che ha un titolo preferenziale nei vari concorsi che si possono essere. Di sicuro la riforma dello sport, bisogna fare un plauso a Giusy Versace, che è stata lei che ha portato avanti questa riforma attraverso appunto un'interrogazione parlamentare ancora di qualche anno fa, di 2 o 3 anni fa, e quindi ha sostenuto e portato avanti tutto quello che è il discorso di pari dignità anche per gli atleti. Sicuramente il fatto che comunque sia una persona che, oltre ad essere una parlamentare ma anche un atleta di spicco, ha fatto sì che avesse, a livello paralimpico, ha fatto sì che avesse maggiore risonanza la possibilità di creare, di modificare e avere la riforma. Certo è che comunque devo dire che negli ultimi anni si è creato una buona risonanza anche a livello mediatico, come si diceva prima, soprattutto grazie alle Paralimpiadi di Rio del 2016, dove abbiamo avuto un innumerevole, non so se non mi ricordo, dovrebbero essere su quasi 400 atleti paralimpici che hanno partecipato, e c'è stato veramente sono stati visti tantissimo in televisione anche questo tipo di, anche le Paralimpiadi, perché come sappiamo tanti, una volta viste le Olimpiadi, poi dopo magari le Paralimpiadi le guardano, non hanno una risonanza mediatica come potrebbero avere le Olimpiadi, invece sono state viste tantissimo, e soprattutto in questi anni appunto è cambiato anche il sistema culturale e l'approccio che si ha con gli atleti paralimpici. Una cosa anche importante che dobbiamo dire, che all'interno della riforma non è stata indicata, non è stato richiamato nell'articolo che riguarda appunto tutta la modifica delle associazioni e la rimodulazione appunto dell'organizzazione delle società, un richiamo allo sport paralimpico, in quanto non penso che sia una svista, ma penso proprio che sia dovuto al fatto che il Comitato Paralimpico, in virtù del decreto legislativo numero 43 del 2017, è già un ente pubblico con funzione di confederazione delle varie federazioni paralimpiche, e già per legge statuariamente è già votato all'obbligo di evitare qualsiasi tipo di discriminazione e quindi promuovere la tutela con le persone con disabilità. Pertanto non avrebbe avuto senso reinserirlo all'interno della riforma, in quanto già uno dei suoi principi è quello appunto di sostenere e tutelare appunto gli atleti paralimpici. Sicuramente vedremo vedremo quello che succederà, appunto, come dicevamo prima, un work in progress, perché ogni corpo sia civile che corpo dello Stato militare, dovranno al loro interno modificare quello che sono i vari statuti e quindi istituire ad hoc
TOC, appunto il tesseramento di questi atleti, oltre al fatto che c'è indicata nella riforma, ci sono indicate anche delle percentuali di possibilità di tesseramento. Non è che si può tesserare, come dicevo prima, a tutti, però comunque è un passo avanti per poter creare un'opportunità incredibile anche per gli atleti paralimpici, insomma, in questo momento. Quindi mi auguro, adesso ci saranno le Paralimpiadi di Tokyo a luglio, speriamo che vengano fatte, perché ho visto già oggi, leggevo una notizia che non mi ricordo se in che stato, che non parteciperà per questione di Covid, che comunque anche le Paralimpiadi abbiano una risonanza maggiore, e in modo tale che si possa sempre più parlare di atleti paralimpici, ma tutto quel mondo che ci sta dietro, perché lo sport è fondamentale per chi per ogni persona, ma per chi ha delle disabilità è un aiuto maggiore per far sì che uscire dal questa sua diciamo diversità, in quanto nel momento in cui fa sport, io l'ho visto in me, si sente una persona come gli altri, un atleta normale, e come gli atleti normodotati, un atleta paralimpico deve mettere sul piatto della bilancia tutti gli sforzi maggiori che deve fare per allenarsi e raggiungere quelli che sono quei traguardi meravigliosi che si hanno sullo sport. Quindi oggi poi è anche la giornata internazionale dello sport, e qui ricordiamolo perché è fondamentale, e diciamo che in questo anno dove lo sport è stato messo a tappeto come se fosse una gara di pugilato, speriamo che si rialzi presto e veramente ritorni ad essere fondamentale, perché molti giovani ne giovano, scusate il gioco di parole, dallo sport. In questo momento si è visto quello che è successo e quello che sta accadendo non facendo sport, ma soprattutto perché lo sport è anche alza le difese immunitarie, quindi potrebbe essere un aiuto per superare nel minor tempo possibile questa pandemia. Quindi viva lo sport e speriamo appunto che si ritorni presto a calcare qualsiasi tipo di campo, di calcio, di atletica, tutto quanto. Spero di essere stata esaudiente, se avete delle domande io sono disponibile, e che bisognerebbe aprire dei capitoli lunghissimi per parlare di sport paralimpico. Ah no, un altro articolo fondamentale che è stato introdotto è all'interno anche dello sport invernali, che è l'articolo 34, dove anche per gli atleti paralimpici sono state indicate appunto delle norme apposta per praticare lo sport invernale, perché le Paralimpiadi non solo quelle estive, ma ci sono anche quelle invernali, quindi anche gli atleti paralimpici fanno sci e tutte quelle che sono le attività legate allo sport invernale. Grazie Maria Luisa, hai dato voce a un settore dello sport che troppo spesso viene dimenticato, esatto, o relegato agli angoli sia dell'informazione sia della pratica, perché comunque non siamo, sembra brutto dirlo, ma non siamo abituati a pensare che una persona non normodotata possa fare sport. Quindi penso che la chiave di volta alla luce di questo webinar per tutti i settori che abbiamo toccato sia la parola visibilità. Esatto. Visibilità, informazione, rappresentanza, e per una riforma che riforma del tutto non è, perché è in costruzione, in divenire, è ancora tutto da sistemare, da definire e da rivedere sotto alcuni aspetti, come ci diceva l'avvocato Fogli nel suo intervento introduttivo. Abbiamo avuto anche le testimonianze delle atlete, quindi abbiamo visto anche come le cose pian piano stiano andando a migliorare, a cambiare in positivo, sia come status sia come percezione socioculturale
di cui ci ha dato una bellissima immagine la dottoressa Tuselli della realtà che affrontiamo e di quello che dovremmo andare, che affronta un atleta donna ogni giorno, e di quello che dovremmo andare a, diciamo, a smussare gli angoli per poter avere un riconoscimento pieno della donna come atleta. E tutto quello che c'è da fare e come farlo ce n'ha dato prova la dottoressa Bernardini attraverso l'informazione, che comunque rimane sempre alla base del cambiamento socioculturale, perché se un determinato tipo di atteggiamento, comportamento viene percepito da tutti i consociati come normale, ha più facilità ad essere adottato da parte anche da chi diciamo ha delle resistenze personali verso quel tipo di comportamento. Detto questo, un'altra parola forse, Francesca, è anche inclusione, che è fondamentale nello sport. Certo. E la riforma ha toccato anche quelli che sono appunto gli impianti sportivi, e anche sugli impianti sportivi, eliminando le barriere architettoniche, anche sul punto è una maggior tutela sicuramente per gli sport paralimpici. Sicuramente, Maria Luisa, grazie. Stavo andando a dimenticare un altro aspetto molto 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 importante. Detto ciò, ringrazio tutti i relatori che hanno preso parte al webinar di oggi, sperando di poterli rincontrare per affrontare insieme altre e differenti tematiche, oppure ritrovarci qui a 2 anni da oggi a dire quello che abbiamo detto il 6 aprile del 2021 si è avverato oppure non si è avverato per questi e questi e questi motivi. Un grazie a tutti. E vi auguro una buona serata e arrivederci. Grazie, grazie mille. Ciao. Grazie, buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.